Ciao, sono Carlos, sono uno degli allenatori di cheerleading e di tumbling della palestra Titans. Allora, qui alla Titans oggi vi illustrerò come passiamo dai drills agli skills direttamente, tutti i passaggi uno per uno. Prima di tutto, di solito impostiamo un lavoro generale sull'elemento richiesto, appunto, senza andare direttamente all'elemento, per esempio utilizzando vari tappeti, triangoli oppure cilindri. In seconda battuta ci ritroviamo con dei drills, magari dove possibile, con dei drills ai trampoloni. Al trampolone ci possono essere svariate preparazioni. Perché si fa il trampolone? Perché al trampolone i bambini, i ragazzini, ma anche le persone adulte si sentono molto più sicure, soprattutto in caso di caduta, quando magari l'esercizio finale non è ancora stato acquisito perfettamente. Subito dopo il trampolone, una volta che è stato acquisito con diciamo anche facilità, ci si sposta su dei tappeti che possono essere dai 40 ai 20 cm oppure su dei tappeti meno spessi. A questo punto, con i tappeti, che sia running, ovvero con rincorsa, oppure standing, se l'atleta ha acquisito l'elemento, terra su spring floor sarà molto più facilitato. Per terminare, una volta acquisito l'elemento su spring floor, adottando alcune accortezze, si può anche con facilità portare l'elemento direttamente su hard floor. Detto questo, io vi saluto. Ciao a tutti!